Eccoci qua, buonasera cari amici telespettatori, anche questo giovedì abbiamo dei candidati al municipio di Riviera. Con me, come sempre, il mio grande amico Peter Walder. Buonasera a tutti. Buonasera Peter. E con noi questa sera abbiamo i candidati al municipio che provengono dalla lista Lega UDC e Indipendenti. E quindi qui con noi c'è Sam Genini, buonasera. Che tra l'altro Sam è anche candidato e uscente municipale. Alla sua sinistra abbiamo Faton Durmici, che buonasera. Non so che se è così di sinistra a livello, diciamo, del concetto politico, però è alla sua sinistra. E alla sua destra abbiamo invece Andrea Borsa. Buonasera Andrea. Buonasera. Peter, abbiamo tutto il tempo per sviscerare un sacco di tematiche che ci sono qui. Assolutamente. Ma io direi, prima ancora di andare a vedere qualche tematica, soprattutto per Faton e per Andrea, sicuramente anche per Sam, ma Sam è più conosciuto, vediamo un po' chi sono, cosa fanno. Giustamente. Dove preferisci che cominciamo? Andiamo da Andrea? Andiamo da Andrea. Allora Andrea, sì. Quanti anni hai? 47. Perfetto. Sposato? Sì, sposato da 20 anni, quest'anno festeggio i 20 anni con mia moglie, sposato dal 2001. Bene. E ho due bambini. Grande viaggio allora. Ho già due bambini e due ragazzi, sono già due ometti. Figli quindi due? Due. Perfetto. Sì. Animali? Animali non ne ho. Non ha animali. Senti Andrea, allora, una cosa che volevo farti notare, forse tu lo sai ovviamente perché se ti candidi penso che lo sai, però riguarda l'aumento della popolazione in Riviera. Cosa fate voi di tanto diverso nel resto del cantone per aumentare la popolazione? Perché in realtà siete l'unico distretto del cantone che aumenta. Ma quello che possiamo fare sicuramente è rendere attrattiva la zona, quindi permettere anche la costruzione, visto che i terreni sono a disposizione di costruire case. Io ho visto crescere Cresciano, scusate un gioco di parole, negli ultimi 14 anni, perché io sono adottivo da Bellinzona, io vengo da Bellinzona originario e da 14 anni che mi trovo qua, mi trovo a casa, perché veramente mi trovo a casa in Riviera, e ho visto crescere specialmente Cresciano, il quartiere di Cresciano è cresciuto particolarmente a livello... Appunto, ma il motivo? Cioè... Ma la motivazione è semplice, io parlando con le persone che ho potuto conoscere, che è un posto incantevole, si sta bene, sei a contatto con la natura, ci sono pochi rumori e veramente si sta molto meglio. Per chi non predilige la città, secondo me la Riviera è veramente qualcosa di bello e a un passo dalla città. Se si vuole si arriva subito in un attimo. Bene. Direi andiamo in ordine. Da Andrea a Sam. Ciao Sam. Ciao Sam. Tutto bene? Tutto a posto. Avete acceso i motori della campagna? Sam. Sì, sono accesi da un po', ma... Ascolta Sam, una bella domanda questa. Non ti interessa il posto di sindaco? È una bella domanda, ma... Tra l'altro non ci siamo messi d'accordo su queste domande qui. No, questa è farina del mio sacco. No, è così. Mi coglie impreparato, però penso che abbiamo già un sindaco molto bravo, però sicuramente... Qualche velleità ce l'avrai, penso, no? Questo deve dirlo anche la popolazione, come vede, se ma vuole un cambiamento, dubbio, certo. Se non lo vuole. Però sicuramente penso che ogni persona che faccia politica deve mirare a qualcosa di più in alto. Come detto, Alberto fa il suo lavoro egregiamente, ha anche una grande esperienza maturata in tanti anni. Adesso sono 4 anni che sono in municipio, prima ero via, non ho mai fatto politica attiva. Sto imparando molto, non so se sarei già pronto già adesso, però chiaramente mi farei trovare pronto nel caso in cui la popolazione volesse una cosa del genere. Però, come detto, siamo sai già perché adesso. Te lo chiedo? Te lo chiedo perché lo facciamo con quasi tutti quelli che sono passati qui da noi, per queste comunali, e mi sono trovato di fronte alla maggior parte che mi hanno detto no, ma a me non interessa il sindacato. In un certo partito ce n'è stato uno che ha detto sì, il sindacato mi interessa, neanche con tantissima
Dire. L'ambizione, io penso che per uno che fa politica, l'ambizione è sempre quella di piano piano crescere. Eh sì, ma l'ambizione uno poi deve andare d'accordo con i tempi. Ovviamente politica, perché... anche perché ha un po' di passione e quindi vuole contribuire nella località, nel luogo dove vive, insomma, e quindi sicuramente l'ambizione c'è. Poi dopo, chiaro, piano piano le cose... Sì, no, come dice lui, poi l'appetito la cittadinanza mangiando, deciderà, insomma. Certo. No, penso che sia importante avere delle ambizioni. E quello che dicevi te, sicuramente bisogna trovare il tempo, questo è chiaro, però è una grande questione di organizzazione, secondo me sta tutto sì. Lì, essere organizzati bene, avere anche dei collaboratori in gamba che possono prendere il tuo posto quando tu non ci sei, sì. Saper anche responsabilizzare le persone, io certe volte faccio un po' fatica a lasciare andare alcuni compiti, però chiaramente lo si impara anche lì, si impara certo. Di chi anche i punti deboli e i punti forti delle altre persone, e si cerca di valorizzare i punti forti e di dare appunto dei compiti che possano combaciare con le qualità di una persona. Certo. Bene, quindi proseguiamo col Faton. Tu invece sei Faton. Sono Faton. Faton Burmisi, nato il 9 marzo dell'86, quindi ho fatto 35 anni qualche giorno fa. Qualche giorno fa, ecco. Sposato? Non sono sposato. Bene. Quindi figli, bene. Non figli niente. Bene. Ma quello non lo so, insomma, devi chiedere a lui. Noi confondiamo velocemente, Peter, figli niente. Così. Figli niente, va bene. Animali? Animali sì, due cani. Poi due cani. Due bello. Cani, due cani bello, tra l'altro bello. Molto belli, di razza Carlino. Secondo me sono i cani di compagnia migliori al mondo. Bene, bene. Ascolta, Faton, piste ciclabili. Sì. Ecco, io ho parlato con un paio di persone qui in Riviera che mi hanno detto eh sì, è tutto programmato, è tutto a destra, a sinistra, faremo una pista ciclabile che va da Biasca praticamente fino a Castione. Con, mi sembra, tre, se non sbaglio, aveva detto tre passaggi sopra il fiume in qualche maniera. Premetto che io il progetto non lo conosco bene. No, nemmeno io, però l'ha detto una persona che il progetto lo conosce molto bene. Sì. Cosa ne pensi? Beh, allora... Premesso che il progetto non lo conosco nemmeno io, quindi non so. Sicuramente è una bella cosa, vedere le piste ciclabili è una cosa interessante. Non conoscendo il progetto non posso dire molto. Non so, probabilmente si spenderà per fare tre ponti, destra e sinistra, e fare due piste ciclabili, una da Biasca a Riviera. Vabbè, i ponti, calcola che i ponti probabilmente non saranno solo per le biciclette, cioè non è... No, no. No, no, però, ecco, non so appunto come è stato studiato il progetto. No, perché l'ecologia va bene, cioè nessuno pensa che nessuno... Assolutamente, io però per dirti, adesso se voglio vado in bicicletta da qua, parto da Cresciano, vado fino a Bellinzona, sia da una parte che dall'altra parte della sponda, quindi non so su quale ambito si voglia fare questo della pista ciclabile... Può essere un progetto disposto a parlarne comunque, via. Disposto a parlare, ma poi bisogna vedere un po', insomma, concretamente diciamo. Se viene davvero utilizzato, da chi viene utilizzato, quanto viene utilizzato, quali sono i benefici che porta poi alla nostra regione, lo facciamo per bellezza o perché poi davvero c'è un interesse della, diciamo, del nostro comune. Non so quanto davvero possa essere interessante. Sicuramente a livello ecologico lo è. Ma poi bisogna vedere anche un po' la spesa, se ovviamente la spesa... i costi, eccetera, certo. Era per quello che te lo chiedevo, no? Perché appunto io ho visto progetti da 10 milioni per 170 metri di pista ciclabile, per cui, ecco, speriamo di non arrivare a quei punti. No, penso quello non è il nostro progetto. Non è nostro qui, no, ma no. Certo, però vuol dire perché che... Perché se abbiamo otto coloro la strada, non lo sai. Sì, vabbè, stiamo parlando di Zurigo, però è, certo. È la verità comunque. Ah, 170 sono... metri, 10 milioni. Sono molto importanti. E voglio dire, ecco. Peter, io chiederei a loro, a chi vuole rispondere, chiederei qual è la cosa, diciamo, che ha un po' di urgenza da sistemare nel nostro comune. Adesso, non lo so se c'è qualcosa o no, ma che ha la priorità. C'è stata l'aggregazione, ci sono stati tre più un anno, tra virgolette, non voluto, perché c'era la pandemia, c'è la pandemia tuttora, e probabilmente con l'aggregazione siamo arrivati a un certo punto, come sempre ci sono i pregi, i difetti e così via, però generalmente le cose bene o male funzionano. Qual è la priorità? Non so, magari da Sam. Ma di la verità, questi
questi anni, a parte il fatto che sono passati molto velocemente, sì, abbiamo dovuto mettere a posto un sacco di burocrazia, se si vuole, sì, chiamarla così, tutti i nuovi regolamenti. Necessaria. Necessaria, perché c'era quattro regolamenti. Piano regolatori, penso. Questo, no? Stiamo ancora facendo, questo c'è la... c'è il progetto di fare uno studio per verificare un piano unico su tutti i quartieri, però per esempio le tasse sulla canalizzazione, sull'acqua e tutte queste cose, prima c'erano quattro diverse, abbiamo dovuto farlo in uno solo. Qua sicuramente ci sono state delle persone che sono state o dei quartieri penalizzati e degli altri quartieri che invece, sì, hanno avuto dei vantaggi, però dopo più o meno alla fine si pareggia più o meno tutto. Da questo punto di vista ci sono i contatori, per esempio, che non ci sono né a Cresciano, sì, né a Iragna, sì, quindi bisognerà pensare adesso, questo è una delle priorità, di mettere questi contatori dell'acqua per appunto far pagare in base... Anche perché una delle altre tasse, se non sbaglio, è basata anche sul contatore dell'acqua, se non sbaglio. Esatto, è basato sul contatore e quindi è molto più equo se si sa quanto uno consuma, quindi in questi due quartieri che mancava, questo sarà uno dei progetti sicuramente importanti. C'è l'ampliamento della scuola media, che è un progetto sicuramente molto importante, anche mettere a posto alcuni edifici anche scolastici, per esempio mi viene in mente Osogna, ma ce ne sono altri che hanno comunque, ci vuole una importante manutenzione dopo tanti anni, e questo sicuramente sono punti prioritari. Le passerelle, per me comunque è un punto importante, si pensava nello studio, se ne proponevano tre, con anche l'aiuto del comune di Bellinzona e anche del cantone, anche dalla Confederazione per Studi del Genere, però ritengo che sia, anche se ne facessero due, io trovo l'importanza, a parte che si può anche andare a piedi, l'idea sarebbe ciclabile, sì, ma anche andare a piedi, che permetta di collegare diversi quartieri, perché è vero, ci sono un ponte, sì, c'è il fiume in mezzo, ecco, che con delle passerelle così, sì, fisiche, darebbe un po' questa, quello che forse manca, questa vicinanza, ecco, se uno può andare anche a piedi, non so, da Cresciano, va dritto, arriva, certo, dall'altra parte, così, sicuramente per me è una cosa positiva, a parte dopo tutta la parte che si può anche utilizzare come mobilità, appunto anche andando in bicicletta o andare sul posto di lavoro in bicicletta, quindi ecco, sono dei progetti importanti questi. Ok, voi due invece non siete, voi siete candidati, ma non siete no, a livello di consiglio comunale, Andrea? No. Io sono nuovo. È la prima volta che ti candidi? Sì. Ok, quale sarebbe per te la freschezza che porteresti al consiglio comunale piuttosto che al municipio? Ma secondo me è un po' la mia esperienza, avendo 47 anni comunque non sono di primo pelo, sì, e quindi ho un'esperienza sia lavorativa e sia personale, e quindi tutta questa esperienza qua fa sì che io possa portare delle mie idee e poter capire anche cosa ha bisogno, il nostro comune. Concretamente. Io mi voglio rilacciare un po' a quello che è stato detto da Sam e anche da Fanton, che praticamente io sono pro la pista ciclabile, sono un ciclista della domenica, però ho potuto, girare tutta la riviera e poter fare determinati... c'è già qualcosa, diciamo che dobbiamo solo un attimino aggiustarlo e riusciamo veramente a fare qualcosa di bello, anche perché, rilacciandomi sulla domanda che mi hai fatto prima, il perché sta aumentando la popolazione, la maggior parte sono famiglie, sono singole. Sono famiglie, sì. Quindi le famiglie, io ho sentito, quando potevamo trovarci a manifestazioni, ho sentito tanti che appunto si lamentavano sul fatto che dove porto i bambini, dove porto i ragazzi. Al di là delle passerelle. Sì, sarebbe poi anche un posto anche di... di ritrovo, andiamo alla pista ciclabile, portiamo i ragazzi, andiamo a fare un giro, e lì, a quel punto lì, si potrebbe sviluppare anche qualcosa come un giro, anche come magari collegato con delle aziende, non so, tipo, voglio vedere, tipo l'azienda agricola o, ecco, o un ristorante o qualcosa, un bar, dove si può anche a un certo punto far lavorare anche, esattamente, le nostre... esattamente, esatto, se facciamo una pista ciclabile spendiamo 1,5 milioni, per farla fine a se stessa, per essere green, ok, bello, però se attacchiamo a qualcosa che c'è dietro un interesse, c'è dietro magari anche, fa aumentare un po' il turismo, ma anche locale, se vuoi. Un ritorno, un po', sia a livello turistico, a livello comunque di paesaggistica, sia a livello magari economico per l'azienda del posto, un bar, un ristorante, quello che vuoi. Un po' di luogo conviviale, ha un senso intergenerazionale. Vera e propria aggregazione tra i comuni, ci si trova poi tra i comuni, e quelli di Cresciano possono andare a Lodrino, mi diceva giustamente Sam, ci colleghiamo. I quartieri in questo caso. Sì, tra i quartieri ci troviamo,
senza dover, magari possiamo fare anche una classica domenica senza auto, per esempio. Belle giornate. Avete un progetto particolare, fatto qualcosa che tu porteresti invece a... progetto, cioè nel senso, non... adesso un'idea, esatto, un'idea, adesso parlando appunto di passeggiate domenicali, famiglie eccetera eccetera, quindi famiglia, possiamo anche un po' relazionarlo, diciamo, a famiglie sono grandi, piccoli, certo, adulti, bambini, ecco, magari creare degli spazi appunto intergenerazionali dove si possano trovare sia le persone un po' più anziane, ma magari anche dei ragazzi giovani, che oggigiorno in Riviera purtroppo non abbiamo niente, né per gli uni né per gli altri. Infatti si tende sempre a avere il centro giovani e quello per gli anziani e quello per gli uomini. E non so se magari in questo caso forse è meglio avere un centro magari un po' più in comune, dove si trovano gli anziani, ma anche i giovani, anche proprio per uno scambio interculturale e proprio tra varie generazioni, anche per dare dei valori ai nostri giovani che oggigiorno sono talmente presi con tutte le nuove modernità, tecnologie, tutte le cose, che forse magari si tende un po' a perdere un po' i valori di una volta, e magari con un centro così si riesce ancora a trasmettere dei valori un po' sani e solidi. Che Peter, ovviamente anche questo centro costa il suo costo. Assolutamente, beh, cioè, tutto ha un costo, questo è pacifico, no, quello sì. Sam, le aggregazioni o l'aggregazione in questo caso, c'è qualcosa secondo te che già oggi funziona bene come aggregazione? Perché poi tutto il problema, lo sviluppo dell'aggregazione può durare ancora altri 4-8 anni tranquillamente. Si sa che un'aggregazione non è una cosa da oggi a domani. Ma una cosa che tu trovi già oggi funziona veramente bene? Io penso che i servizi per la popolazione, dopo averli anche per esempio penso alle discariche dove abbiamo fatto tutto uguale nei diversi comuni, ma anche a livello di sportelli, anche le persone che lavorano proprio per il comune hanno dimostrato attaccamento. All'inizio mi ricordo c'erano diverse persone, tra cui il segretario comunale, che lavorava sabato, domenica, sempre, e ritengo che questo, la professionalizzazione del comune a livello generale, essendo molto più grandi, essendo tutti e quattro assieme, ha portato con sé una, appunto, non voglio dire che siamo più seri a fare le cose, però c'è molto più professionalità, sì. C'è molto più, da una parte c'è forse un po' meno quella, sì, mi ha sempre fatto così, conosco il Peter, li lascio, sì, andare questo. No, sono tutti trattati, diciamo, più o meno uguali, sono, sì, tutti, si cerca veramente di essere professionali e non si fanno più delle eccezioni che forse essendo più piccoli si riesce ancora a gestire. Questo sicuramente è una cosa importante. Quindi una professionalità necessaria, ovviamente, no? Sì. Necessaria quando si è così grandi, perché non si può più fare le fatture ad hoc, certo, per qualcuno, discutere con tutta la popolazione per delle piccole cose. Ecco, qua si è cercato di prendere un metro, che certe volte è anche un po' impopolare, però si è cercato veramente di trattare tutti uguali. Questo sicuramente è un punto importante. Qui veramente posso dire che stiamo lavorando molto bene, anche siamo stati il primo comune, forse anche grazie all'aggregazione, che per i conti abbiamo usato un programma nuovo. Abbiamo fatto un po' appunto da, come si può dire, da ratti da laboratorio, sì, dicendo così, come primi. Ci sono stati diversi problemi, però anche lì a livello di conti e così siamo sempre stati in orario, siamo sempre stati anche nelle date richieste, a parte proprio la prima, però ecco, questo sicuramente è veramente da elogiare. E penso che anche a livello politico, abbiamo discusso per esempio anche qua quando c'era da mettere dentro la stazione di Osogna Cresciano nel Gran Consiglio, sì, quando si sono discussi i ricorsi, e così ha comunque, come comune un po' più grande, acquisito una certa, vuoi dire, un po' più di importanza, un po' più di peso. Non in tutto, stiamo anche qua lavorando, però ritengo che anche qua si sa dove è Riviera, si sa che c'è un comune abbastanza grande che fa diversi progetti, e penso che questo sia anche a livello politico sia ben capito. Sì. Si parla, adesso c'è il polo tecnologico che quindi recentemente, esatto, è tornato, cioè insomma è la gestione del nostro comune, è stato creato anche la società che gestirà il polo tecnologico. Si presume che oltre a mantenere i posti di lavoro attuali ci saranno anche dei nuovi posti di lavoro. Ecco, voi siete una lista politica di destra, no? E in questo caso è un po' il vostro argomento quello di cercare di mantenere questi posti di lavoro
per la popolazione, soprattutto indigena residente nella zona. Quanto si riesce a livello comunale, se si riesce a fare qualche cosa? C'è qualche meccanismo che si può fare? Non so chi volete. Ma secondo me dovrebbe essere un nostro, diciamo, un argomento principale da portare avanti, una priorità da portare avanti. Diamo lavoro a tanta gente del nostro comune, ormai il nostro grande comune di Riviera, che c'è tanta gente competente che ha studiato, come priorità. Non andiamo a cercare l'architetto, l'ingegnere, la segretaria da Bellinzona, da Milano, da dove non so io. Ma ci sono dei meccanismi che, cioè, a livello comunale si può fare, non conosco bene la legislazione in vigore, però non so se abbiamo dei meccanismi del genere. Sì, no, magari non ci sono, ma è fattibile. Legalmente è possibile avere meccanismi del genere? Si può fare? Dipende per cosa si discute. Sicuramente adesso con l'esempio dell'aeroporto è stato lampante. Tutti i partiti, tutte le persone credono in questo progetto, diventerà un centro di competenza a livello federale con l'ETH di Zurigo e anche altri che sono interessati, e qua tutti andavano nella stessa direzione di mantenere questi posti di lavoro, cercare di incrementarli. Penso anche a livello municipale, tutta la questione delle cave, per noi sono una risorsa importantissima, certo, del territorio, di mantenere qui appunto dei posti di lavoro, delle cave che estraggono materiale che sia conosciuto in tutto il mondo. È chiaro che ci sono dei problemi a certe volte a livello legale, territoriale, nel territorio, commesse pubbliche, spesso qua non si può fare tutto quello che si vuole, anche se qua da quest'anno via ci sono stati degli allentamenti, ci sono un po' più di possibilità, però mi viene in mente adesso per esempio che stiamo come patriziato ristrutturando la vecchia scuola per farla diventare uffici, anche qua si riesce, dico senza problemi, però si riesce a coinvolgere tutti degli artigiani della zona. Ogni lavoro che verrà fatto là è da un artigiano, ma non del Ticino o del Sopracento, di tutta della zona, della Riviera. Quindi è possibile farlo. Dopo dipende anche il montante. Chiaro che se parliamo di 10 milioni è un po' diverso, però in limiti ragionevoli di appunto finanziari si riesce a trovare anche veramente dei buonissimi, buonissimi artigiani nel nostro territorio. C'è probabilmente una possibilità, ed è quella lì famosa, che quando un comune dà un permesso di costruzione lo lega a certe cose. Voilà. Per cui, ecco perché è importante. Il permesso di costruzione, per esempio, di un hangar, gli dai il permesso di costruzione, ma gli dici però che guarda che il contenuto deve essere di un certo tipo, altrimenti non te lo do. È quello, perché è importante. Ci sono dei comuni che l'hanno fatto in Svizzera e hanno avuto fortuna con questo sistema. È importante crederci, e ci crediamo tutti, ma questo non è per forza che ci crediamo, allora prendiamo per forza aziende locali, persone locali, artigiani locali. No, perché magari siamo legati a un costo, a qualcosa che ce lo impedisce, o magari semplicemente come comune non facciamo un appalto per non prendere lavoro. Questo è un po' peccato. Non lo so, legarlo a un qualcosa che sì, ti do i soldi, io conto la confederazione, però a patto che prima questi, poi quelli, poi quegli altri. Comune, vicinato, cantone e poi confederazione. Escluso assolutamente ditte italiane o limitrofe dei nostri cantoni, cioè questo per in assoluto. No, è vero. Andrea, scusami. No, quello che dice Peter, non è così semplice, perché bisogna dire, va sempre tutto bene fino a quando non c'è un ricorso. Ecco, quindi ci sono delle sempre lì, però quello che dicevo, noi abbiamo fatto appunto a invito a tre diverse aziende. Qua si trovano appunto degli artigiani della zona e si riesce a trovare queste, senza fare delle clausole del genere, si riescono a trovare anche dei prezzi molto 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 buoni. Questo... Ma invito vuol dire appalto? Invito no, si invitano delle, ecco, delle aziende. Questo secondo me non è proprio... Io in comune faccio un appalto e dico ok, le migliori aziende territoriali, do la precedenza loro, vediamo chi fa le cose migliori con certi criteri e poi do il lavoro. Invito a tre aziende è un po', sai, magari è un po' ambigua, è un po' ambiguo. No, il problema, quello che dici te, il problema è che se tu fai quello che dici te, un pubblico bando, ci sono tutti dei criteri che devi esatto, poi seguire. E il criterio del prezzo è il più importante. Se arriva una ditta d'oltre confine, chiaro, che ha il prezzo più basso, tu non hai più quella scelta di dire no, non la prendo, prendo quell'altra. No, dopo lì hai dei criteri fissi, ecco, magari che forse, devi seguire. Ecco, forse magari bisogna lavorare su questo aspetto qua. Ok, il criterio del prezzo, ma il prezzo va con, deve essere il criterio del prezzo in, ecco, primis. Però andare in quella direzione lì, trovare dei criteri per poter escludere, certo, non so se a livello legale oggi
è possibile? Cioè, credo che sia un problema questo. È un... Ti posso portare l'esempio, noi abbiamo un progetto col centro di competenze agroalimentari su questo, sulla LC Pub, la legge sulle commesse pubbliche. È molto, molto, molto difficile cambiare qualcosa. Noi stiamo facendo il possibile per l'agroalimentare, è veramente peccato. Però Sam, è anche vero che chi viene qua e vuole aprire qualcosa al centro tecnologico è legato probabilmente anche lui a dei tempi. Per cui voglio dire, sì, può fare ricorso, ma il ricorso vuol dire che anche lui la sua struttura la aprirà un anno dopo, due anni dopo, a seconda di quanto dura il ricorso. Se tu invece riesci a metterti d'accordo con lui e a dire guarda, se mi riempie, io te lo do anche subito il permesso. Sì. Ecco, puoi guadagnare del tempo in quella maniera. Non mi dicevo più nel senso, si fa un concorso, tu vinci, lui non vince, lui fa ricorso, blocca tutto per due anni. E questo va a discapito di tutti. Assolutamente. No? E questo è un po' il grosso esempio. Il grosso aeroporto problema. Di Agno sta succedendo questo. No? Quindi, Andrea, sì. Quest'anno diciamo ci sono due inverni o tre che abbiamo diciamo vissuto nell'aggregazione. Squadra esterna, che è un po' quella più all'occhio, è un po' quella che vedono tutti, anche chi non fa politica, i servizi a livello comunale, secondo il tuo punto di vista. Io posso dire che non mi posso lamentare. Come ha detto, mi rilascio ancora sempre, che l'ha detto, l'aggregazione, devo dire che ha funzionato su quello proprio, sul fatto che c'è stato l'impegno di tutti, quindi del comune, degli operai comunali, del tecnico comunale, di tutti, di dare il meglio per il comune. E devo dire che il lavoro è stato fatto in tempi ragionevoli. Sì. Se si volesse avere dei tempi minori, dobbiamo andare su maggior personale, e questi aumenterebbero. Non possiamo avere il soldino e il panino, quello è classico, chiaro. Ancora una domanda a te. Volentieri. Allora, tu ti sei candidato, in che ordine metti le cose principali? Politica, famiglia, lavoro. Quale prima? Per me prima viene la famiglia. Però sei conscio che se, adesso io dico per disgrazia, ma per tua fortuna dovessi andare in municipio, ti rendi conto che l'aumento comunque di lavoro è notevole. Ma diciamo che sono abituato. Posso tranquillizzare chi mi voterà che io sono abituato a organizzarmi. La mia vita è organizzata, dalla mattina alla sera. Io non potrei vivere senza agenda. Mm-hmm. Cioè per me è normale avere tantissimi impegni. E sono attualmente 25 anni che sono i pompieri. Sono capocantiere di mestiere, quindi sono preso, ho casa propria e mi diletto in vari lavori, due figli abbiamo detto prima, e quindi per me la giornata è piena, dalla mattina alla sera. Sempre. I pompieri oggi in questa zona vengono gestiti da Biasca, per quanto ne so io e per quanto mi sono informato, è giusto? Sono i pompieri di montagna, adesso sì. Sono quelli stanti a Biasca. Ci credo. Però hanno la... Sì, no, ho capito. Però per precisare la domanda, Lodrino aveva un suo corpo pompieri. Mi cogli impreparato su questo. Ti tolgo impreparato. Amici che lavorano nei pompieri, non mi sono mai chiesto se non c'era più quello di Lodrino. Allora, prima dell'aggregazione, il pompierato era a Lodrino. Okay. Giusto? Sì. Bisogna chiedere al pompiere. qualcosa so. Sam, sei municipale. No, ma non è un pompiere. Tramite la federazione. No, appunto, quella domanda si riferiva proprio a quello. Dico, ma non vi siete mai pentiti di avere perso qualcosa facendo l'aggregazione? Purtroppo il centro di soccorso che comprende la riviera è Biasca. È Biasca, sì, quello lo so. Il centro di soccorso di Bellinzona arriva fino a Claro e fino a Dirinella, mentre invece da Cresciano andare in su il centro di soccorso è Biasca. Assolutamente, ma siccome c'erano dei cittadini che ci tenevano tantissimo al pompierato, mi hanno detto è peccato perché i pompieri lo volevo tenere qui. Ecco. Si potrebbe pensare in un futuro magari di poter fare la proposta, visto che adesso siamo molto... Molti di più. Una volta Lodrino da solo non faceva, diciamo, sì, chiaro, certo.
diciamo a livello anche geografico, Biasca è un attimo se è Lodrino. Se andiamo a vedere per esempio Faido li ha tenuti, sono pompieri di tipo B, no? Sono certo. A come Biasca e Bellinzona. Certo. Si potrebbe pensare una cosa del genere, pompieri della Riviera. Esatto. Abbiamo però mantenuto i pompieri di montagna. Certo. Che i pompieri di montagna non sono di Biasca, ma sono i pompieri di montagna dei Tre Valli. Fanno parte del centro di soccorso, ma sono. Però sono una cosa separata. Esatto, sono un'entità separata. Esatto, esatto. Fatto, se tu fossi votato in municipio, fermo restando che essendo l'ultimo che entri devi prendere il dicastero che ti viene libero, ma quale dicastero ti piacerebbe gestire? Bella domanda. Non so, polizia, cultura. No, forse magari più del... Non so, territorio forse. Territorio. Se ti darebbero un altro? Vabbè, lo devi prendere perché essendo l'ultimo che... No, ma, dico, ma no, ma se mai... Già che ragioniamo questa... Ma no, se l'ultimo che entra, mai quello che ti capita, esatto. Te lo tieni e va bene così. E poi sì. Ti arrangi, insomma. Ma io, no? Certo, ma io la domanda l'ho fatta proprio in quell'ottica. Certo. Cosa ti piacerebbe, no? Sì. Sì. In questa aggregazione ci sono stati, te lo dico perché io sono uno sportivo, voi avete praticamente, oggi vi trovate con 4 campi da calcio, 5 se consideriamo che Lodrino ne ha 2. Non sono un po' tanti, nel senso, cosa contate di fare quei terreni eventualmente se li riguadagnate in qualche altra maniera? Cosa contate di fare con quei terreni? Penso che c'è stata l'aggregazione della squadra, anche dei giovani, quindi si è già dato in una direzione molto difficile, esatto, per far capire, però vengono utilizzati tutti i campi. Per esempio quello di Cresciano è del patriziato anche, quindi okay. È una complicazione se si vuole in più, però la gestione di quello di Cresciano e del patriziato. Appunto. E andiamo avanti perché comunque ci sono giovani che vanno a giocare. Quindi gestite 4 campi da calcio? Vengono gestiti, sì, da diversi enti. Certo. Municipio alcuni, qualcuno patriziato, sì, quindi penso che servono, sono sempre in buono stato e questo penso che sia importante anche per chi ci gioca. Da questo punto di vista non lo vedo, sono dei costi importanti, è chiaro, però come detto non sono mai sufficienti perché certo. Abbiamo guardato appunto perché c'erano appunto delle discussioni un po' come si dice, le date, il programma sì, di ogni certo, campo sì. era pieno, non c'era più dentro un buco tutte le sere della settimana, quindi immagino, sicuramente si può vedere che sono utilizzati e sono sempre pieni. E ritornando un attimo al discorso che faceva Fatton prima per un centro non giovanile, ma un centro, come diceva lui, per diverse generazioni, intergenerazionale. No? Intergenerazionale. Potrebbe essere un'idea usare il palazzetto di Ragna per uno scopo del genere? Certo, questo potrebbe essere sicuramente una buonissima idea. Penso che sia qualcosa che può essere utile, un centro di aggregazione del genere, quindi lo trovo buonissimo. Nel futuro si può pensare di fare qualcosa del genere. Certo, c'è il meeting center a Ragna, penso sì. che ti riferivi, e sicuramente potrebbe essere un posto adatto. Volevamo, c'è sempre stato un po' il sogno, anche il mio all'inizio, sai, quando adesso si rifà la nuova scuola media, di attaccare sì, alla Lodrino, piscina sì, e sì, così, no? Sì, sì. Questo era stato sempre stato bellissimo, però abbiamo visto i costi, ma non per farlo, ma i costi di manutenzione, di gestione, sì, certo. Che è una cosa veramente fuori, non alla nostra non alla portata del, quindi del abbiamo comune. Messo un po'... Chiederemo di fare probabilmente nel progetto anche quello, ma lo metteremo da parte solo più per bellezza, perché sono dei costi. Ma non è pensabile che andando avanti diminuiscano i costi? No, ma sai, è bello vederlo lì, però non verrà fatto probabilmente perché non ci sono i soldi. Non ci sono i mezzi. Però ecco, qualcosa, anche lì sarebbe stato qualcosa di aggregativo, molto bello per tutta certo. La regione. Però ecco che certe volte bisogna anche essere un po' realisti e se non ci sono, certo. Non ci sono. Certo. Peter, velocemente passa il tempo. È già passato. Anche se non è magari comodo come nel salotto, comunque il tempo passa. Eh sì, certo. Sai qualche domanda ancora? Se no diamo i soliti 30 secondi, minuti. Sì, diamo pure i 30 secondi, certo.
Allora, Andrea, 30 secondi o anche 40, quello che vuoi tu. Io anche 50, adesso non stiamo lì. Per, non lo so, portare avanti il tuo discorso e rispondere un po' alla domanda perché votare Andrea. Perché votare Andrea, io mi ritengo una persona molto dinamica e ho degli obiettivi per questa, per questo comune abbastanza, diciamo, interessanti. Sicuramente non deluderò la popolazione se verrò votato, ci metterò del mio e mi impegnerò molto. Io Questa è una parola, eh? È una promessa. È una parola. Una promessa, appunto. Una promessa. Mi impegnerò. Ha dato la sua parola. Bene. Stem? Penso che sono una persona coerente e seria, quello che faccio cerco di farlo nel miglior modo possibile. Sicuramente si fanno errori, però sempre in buona fede e si cerca di imparare, la volta dopo non li si fanno più. Quindi ritengo che in questi anni abbiamo fatto, come detto, molto, molto anche a livello burocratico, a livello di tutto, e mi piacerebbe continuare questa strada finora di 4 anni, portare avanti questi progetti, dare continuità al nuovo comune e implementare diversi progetti fino alla fine di questi 3 anni, che è sicuramente importante. Inoltre penso che il vantaggio di essere in Gran Consiglio può essere una tool importante per diverse faccende, per diverse questioni, certo, per diversi progetti, far sentire, ma lo vedo anche nel mio lavoro come Unione Contadini Cinesi, se presente qualcuno che rappresenta l'agricoltura, si sente anche quella voce, se qualcuno, certo, del comune di Riviera, sì, sì, uno si accorge, e quindi ci si ricorda che c'è anche il comune, anche alcuni progetti, ma anche delle idee o delle proposizioni che si dice, ok, c'è questo progetto che vorremmo fare, le piste ciclabili, così, sì, e sicuramente si viene ascoltati ed è importante avere questa come si dice, rapporto diretto con qualcuno che è anche in Gran Consiglio, sì, quindi penso che sia... Sicuramente. Fatto? Beh, sicuramente io sono una persona molto pragmatica, decisa, sicuramente si può portare un po' nuova in questo aria municipio, nuova. Esatto, magari anche un po' più giovanile, anche se ormai ho 35 anni, però comunque mi ritengo ancora un giovanotto. Sicuramente la mia esperienza in un'azienda internazionale, quindi a livello organizzativo è molto forte, molto veramente intenso, può portare, perché adesso il Comune di Riviera fa già bene con l'amministrazione, ma sicuramente può portare, ci sono ampi spazi, diciamo, spazi di miglioramento, ecco, sì, quindi posso portare secondo me un buon contributo in questo tipo di gestione e voilà. Mi piacerebbe davvero poi, qualora fosse eletto, portare avanti e proporre questo progetto di questo spazio intergenerazionale, proprio per dare spazio ai nostri anziani, ai nostri giovanissimi, che purtroppo oggi non hanno uno spazio dove ritrovarsi e poter anche fare proprio questo scambio interculturale tra di loro, che secondo me manca nel nostro comune. Bene, noi siamo arrivati al punto che adesso facciamo gli auguri, perché assolutamente. Vi facciamo i migliori auguri per una votazione veramente capace. Grazie mille. Fortunata. Anche a voi, grazie. Grazie. Noi siamo già fortunati, quindi non... però no, veramente, vi auguro tutto il bene possibile, anche se sei alla prima candidatura, te non vuol dire niente, prima o poi bisognerà arrivare, non tutti si lasciano trombare come me, quindi coraggio. E con questo direi salutiamo i nostri spettatori. Sì, salutiamo i nostri telespettatori, noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di, insomma, in qualche maniera di portare il nome della Riviera in tutto il Canton Ticino con le nostre interviste che stiamo facendo nel nostro salotto, nel salotto di Pietro Rem, invitando diversi ospiti a tutto il Canton Ticino, e io direi di concludere proprio con questa chicca qui di pubblicità all'interno del candidato, ringraziando ancora una volta i nostri ospiti, e buonasera e grazie mille a tutti. Buonasera. Allora, buonasera. Sì.